siamo sempre pronti per il bombardino qua, allora. Oh oh oh, benvenuti nella casa delle meraviglie del Natale, benvenuti, venite, oh oh. Cercare un'altra guardia, cosa potevo fare? Aspetta, ben che penso, signor re, mi farei un bando, un bel bando d'argento, e poi vediamo chi si presenta. Sartini, lo chef della Taverna Righi di San Marino.
voglio proporvi oggi il menù che consigliamo ai nostri clienti per il Natale delle Meraviglie 2012. Piatti decisamente tutti della tradizione, e utilizziamo anche i prodotti del nostro territorio. Come prima cosa andiamo a cuocere i cappelletti. Il cappelletto è decisamente il piatto principe della tradizione sammarinese. Penso che non ci sia in nessuna famiglia che non si mangi il cappelletto. Poi può essere preparato in maniere diverse, confezionato in maniere diverse. Questo qui è preparato a stampo, quindi chiuso rotondo, oppure può essere chiuso a cappello del prete e nella tradizionale forma chiusa a mano. La farcia è fatta interamente con prodotti del consorzio Terre di San Marino, quindi abbiamo la carne dei nostri allevatori, c'è della caciotta, quindi della centrale, poi un pochettino di parmigiano, questo chiaramente preso in esterno. Pasta, semplicemente una pasta all'uovo, e lo cuciniamo in un brodo di manzo. Allora, come dicevo, andiamo ad impiattare il nostro cappelletto, prendiamo la fondina, oppure se un tavolo non molto numeroso possiamo prendere una zuppiera, e andiamo a versare il cappelletto. Ogni famiglia ha la sua ricetta, ha la sua tradizione, quindi ci può essere più o meno carne, più o meno formaggio, l'odore del limone, meno odore del limone. Quindi questo qui, la nostra preparazione, l'abbiamo voluta incentrare totalmente sul chilometro zero e utilizzando totalmente i prodotti del nostro territorio. L'ultima finitura del piatto viene effettuata in casseruola. Qui il capone è già cotto, ha già in fondo la sua salsa. Non facciamo altro che prendere un piatto dove lo andiamo a servire, prendiamo il cappone che è cotto, vedete la farcia è una farcia ottenuta con parte delle sue cosce, quindi è interamente di cappone, lo andiamo a tagliare a fettine. Lo disponiamo sul piatto. Copriamo con la sua salsa ottenuta con la cottura. E in abbinamento ci mettiamo delle erbe di campo, un ingrediente estremamente tradizionale e sicuramente del nostro territorio. Allora, per completare il nostro menù di Natale, chiaramente un antipasto prima, e quindi abbiamo i nostri tradizionali salumi, qui c'è del prosciutto, del salame e della pancetta, e abbinati con l'immancabile piadina. E qui abbiamo della piadina semplice in abbinamento al prosciutto, abbiamo una piadina farcita con casatella e della rucola, abbiamo il cascione alle erbe, quindi sempre l'impasto della piadina con le erbe di campo battute all'interno, e i cassoncini fritti con sempre della caciotta dentro e delle erbe di campo. Così anche il discorso dei dessert, abbinati a quelli che sono i dessert più tradizionali, che ci danno una caratteristica diversa a quello che è il territorio. Quindi c'è del cacciatello, del bustrengo, dolci tipici proprio della Repubblica di San Marino, cacciatello ottenuto con uova, latte, zucchero e aromatizzato con del mistrae, un po' di scorza d'arancia, cannella. Anche qui una ricetta vera e propria non c'è, cioè ogni famiglia ha la sua. Credo che cibarsi con questo tipo di alimenti che ripropongono la nostra storia, la nostra cultura, sia conveniente sia dal punto di vista economico, ma anche per non dimenticare da dove veniamo.